Io proverò a stare nei 5 minuti, ma essendo padrone di casa assieme ai ragazzi di Siena avrò da fare alcuni ringraziamenti, per cui vi chiedo di scalarli dal tempo dell'intervento, mettiamola così. Intanto vorrei ringraziare, penso che lo abbiano fatto in tanti, ma che si debba fare ancora una volta, tutti i ragazzi dell'organizzazione giovanile di Siena, per questo congresso, per l'organizzazione e per il lavoro che hanno fatto in questi anni. Ringraziare tutti i giovani democratici della Toscana che sono qui in tanti e che mi hanno dato l'onore di poterli rappresentare. Vorrei poi ringraziare Patrizio che mi ha preceduto, segretario regionale prima di me, da cui molto ho imparato e continuo ad imparare. E fino a un ringraziamento, e credo che sia quello più sentito anche per le altere vicende che abbiamo visto durante questo congresso, a Donato Montibello, un compagno ed un amico che in questi anni ho imparato a conoscere e di cui ho apprezzato sempre la caparbietà, l'impegno, la generosità con cui si è speso per realizzare la nostra grande organizzazione giovanile. È un orgoglio per noi che questo congresso nazionale sia svolto in Toscana. È un orgoglio per noi averlo fatto, questo congresso nazionale, averlo fatto e aver fatto una discussione importante sul futuro. Noi siamo in un momento storico e abbiamo davanti a noi un'occasione gigantesca, quella di trasformare una crisi strutturale come quella di oggi in una grande occasione di cambiamento. Noi possiamo interpretarla in due modi, come un accidente della storia, una cosa normale, su cui proseguire anche dopo, lungo la stessa linea di sviluppo che ci ha portato fin qui. Oppure interpretarla come una nuova transizione, come una fase in cui, come abbiamo provato con forza a fare in questi giorni, riusciamo ad immaginare una nuova e diversa modernità. Nell'idea che da questa crisi si possa arrivare a una transizione sta il significato del titolo del nostro congresso. La storia è fatta per essere cambiata. Oggi la battaglia è enorme. È una battaglia per superare l'economicismo cinico di questi anni e deve vederci protagonisti, con un'organizzazione giovanile che deve essere l'avanguardia critica del partito. E qui sta il senso del nostro congresso e della bellissima discussione di questi giorni. Bersani l'altro ieri ci raccontava una cosa e credo che vada ripetuta. Noi dobbiamo provare a portare la politica fuori dalla rincorsa alle dichiarazioni e alla contingenza del giorno dopo giorno, per provare a disegnare una prospettiva e riportare i giovani a occuparsi della politica. Dobbiamo farlo per portare il Partito Democratico fuori dal politicismo che a volte le contraddistingue, specie sui giornali. Sembra che si debba discutere di primarie, di candidati, di alleanze, di finanziamenti. Noi vogliamo discutere di altro e vogliamo provarlo a tirarlo fuori anche dall'idea per cui debba essere ostracizzato chi, come Stefano Fassina e come tanti altri dirigenti di questo partito, provano a introdurre elementi nuovi di discussione e a portarlo fuori da un sentiero su cui abbiamo camminato troppo negli ultimi anni. Ci avevano promesso benessere e progresso, ci hanno portato ad essere più poveri e più disuguali. Questo è il momento in cui discutiamo e qui dentro viviamo un'anomalia, l'anomalia di un governo Monti, un governo nato grazie al Partito Democratico, un governo che era necessario e che sta riportando, è vero, la dignità nel Paese e delle istituzioni. È un governo che potrà normalizzarlo, ma durante il quale la politica si deve riorganizzare e il centro-sinistra prima di tutti. Questo è il nostro tempo, ha detto Bersani in Francia. È il tempo dei progressisti, è il tempo dell'Europa, che dovrà riorganizzarsi attorno al lavoro, alla conoscenza, all'ambiente, ai diritti, il tutto in una grande cornice europea. Non possiamo perdere questa occasione, partendo da subito e con una consapevolezza chiara, che la tecnica non sia neutrale. E l'ideologia montiana sull'articolo 18 ce lo dimostra, quell'ideologia che ci tirano addosso sui giornali dicendo che è vecchio, che è ideologico difenderlo, quando l'ideologia più forte sta nell'attaccare un principio di dignità del lavoro e dignità del futuro. Questo è un attacco immotivato, un attacco in cui il partito sta rispondendo con forza. Ed anche questo dimostra che la modernità non è unica, non è una sola via. Ce ne sono due, quella standard, quella che abbiamo visto fino ad oggi. Una modernità che vive la contrapposizione tra il futuro e i diritti. Una modernità in cui nella rincorsa verso il domani dimentichiamo la dimensione umana, quella ambientale. Arriviamo, come diceva bene un libro, ad avere un mondo che si arricchisce mentre gli uomini vanno in rovina. C'è poi un'altra via alla modernità, quella che la nostra organizzazione in questi giorni ha tratteggiato e su cui dovremo portare il partito a seguirci.
una via alta che riporti l'uomo e l'ambiente al centro ed in cui le disuguaglianze diventino un nemico, come quella ad esempio tra Marchionne, con i suoi 12 milioni di euro di incassi quest'anno, a fronte degli ipergarantiti della Fiat che oggi sono in cassa integrazione e di euro ne prendono 800 al mese. Uno spazio e una modernità in cui l'Europa ridiventi spazio dei cittadini e della democrazia, non soltanto un santuario dei mercati. Uno spazio in cui il lavoro riacquista la sua centralità, è uno strumento di emancipazione e di riscatto, non un accessorio per il consumo. Ed un posto in cui la conoscenza sia volano dell'innovazione e dell'uguaglianza, non un peso su cui tagliare sempre. E i diritti, come ricordava bene prima Fabio, uno spazio da riempire con forza, per non lasciarli indietro rincorrendo il domani. Su questo abbiamo aperto una discussione in questo congresso e qui dentro sta la nostra forza. Io sono orgoglioso di far parte di questa organizzazione, un'organizzazione che discute e ragiona, fuori dall'ombrello della cooptazione, rifiutando il sindacalismo generazionale e il conflitto che tanti vorrebbero esercitassimo tra noi e i nostri genitori. Credo che un congresso per tesi avrebbe aiutato a fare un ragionamento laico e più approfondito su queste questioni. Abbiamo rischiato di chiuderci in una conta sui nomi, per fortuna siamo stati in grado di evitarlo. Abbiamo rischiato perché non si confrontavano in questo congresso, e mi dispiace, due opzioni politiche alternative, che sono il presupposto per presentare due tesi alternative. E abbiamo rischiato di chiuderci in una discussione interna ed autoreferenziale su come si fa un'organizzazione e basta. Siamo riusciti ad evitarlo, grazie a una classe dirigente diffusa che ha deciso di portare discussione su altri argomenti. Siamo riusciti ad evitarlo, forse consci di errori già fatti, come quando abbiamo costruito il PD costruendo un contenitore senza aver chiaro ancora quale fosse il contenuto, un errore che ancora oggi scontiamo e che la nostra discussione può aiutare a superare. Eppure anche sull'organizzazione servirà fare un ragionamento, perché se abbiamo la responsabilità di dare voce alla nostra generazione, e ce l'abbiamo perché siamo la più grande organizzazione giovanile di questo Paese, anche su questo dovremo discutere. Noi l'abbiamo fatto unendo in un emendamento toscano che ha girato tutti i circoli, tutte le federazioni, è stato votato dal 97,4% dei nostri ragazzi, una discussione sull'Europa, sull'università, sui diritti e su come riuscire a migliorare senza una polemica ambiziosa e strumentale la nostra organizzazione. Dovrà migliorare dando più spazio ai territori, i territori che sono stati il posto dove siamo cresciuti e dove la nostra organizzazione ha cominciato a lavorare. Un'organizzazione che li sappia mettere in rete, che sappia creare un nuovo rapporto tra loro ed il nazionale, dandogli più forza, dandogli centralità. Un'organizzazione che riesca ad allargare anche lo spazio della comunicazione, senza dividerci tra quelli che pensano che sia uno strumento da non utilizzare, perché uno strumento che ci proietta verso un modernismo strano, e neanche essendo quelli che pensano che sia il fine, come a volte io vengo da Firenze, a noi è sembrato. Allargare lo spazio della politica, non pensando che un congresso serva a cristallizzare delle posizioni di maggioranza e minoranze, ma che la nostra generazione, la generazione democratica, debba essere in grado di confrontarsi, di discutere senza totem e senza tabù, di tutto, valorizzando tutto, affrontando le questioni nel merito, perché siamo noi che in questo modo potremo fare il PD. Io sono orgoglioso delle posizioni prese, del lavoro fatto in questi anni, ed è per questo che ho sostenuto con forza Fausto Raciti e la sua candidatura. Sono orgoglioso delle posizioni prese rispetto ai precari, col Comitato 9 Aprile, sui referendum, sul giudizio su Marchionne, per la promozione dei diritti civili, delle nuove leggi sulla cittadinanza, nella capacità che abbiamo avuto forte di stare nei movimenti. Per farlo meglio e crescere abbiamo bisogno di farlo ancora di più, senza polemiche ambiziose ma con la passione e il coraggio di tutti. Abbiamo davanti un grande lavoro con la prospettiva del 2013, delle nostre elezioni, della capacità di portare queste discussioni di questi giorni dentro il programma politico del Partito Democratico. Vorrei fare gli auguri a Fausto per questo compito difficile, rassicurandolo che noi saremo lì accanto, critici quando ci sarà da esserlo, a sostegno sempre. Vorrei farlo con un appello a tutti. Un appello che poi è il totem del nostro congresso. Adesso tocca a noi. Buon lavoro e buon ritorno a tutti.